Il 15 dicembre dello scorso anno è stato pubblicato il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale. Ci sono in Abruzzo 743 posti e molti di essi, la gran parte, sono ancora vacanti. Oltre alla soddisfazione di sentirsi utili alla comunità, c'è anche un compenso economico. Più che utile, per esempio, per dei giovani impegnati negli studi universitari, ma si avvicina la scadenza del bando. Il 10 febbraio scade il termine per poter presentare la propria domanda e partecipare al bando del servizio civile. Sono ben 750 posti in Abruzzo ed è indirizzato ai giovani dai 18 ai 28 anni. Tra questi quindi anche i ragazzi che frequentano l'università e che magari un introito di oltre 400 euro al mese potrebbero tornare utili. Un aiuto lo dà il servizio civile e un aiuto danno loro alle organizzazioni di volontariato che partecipano a questo bando. Cosa ci si aspetta da questi ragazzi? Qual è il loro utilizzo? Ma loro innanzitutto devono entrare in quella che è un'ottica di volontariato, di disponibilità verso gli altri. Non è un lager, è soltanto un discorso di partecipare a determinati momenti di vita sociale dove si dà un aiuto a famiglie, bambini e fragili. Che documentazione serve per partecipare a questo bando? Innanzitutto serve soltanto lo SPID, perché grazie allo SPID si entra sulla piattaforma e quindi ci si può iscrivere seguendo il tracciato, che è molto semplice. Noi ci auguriamo che i giovani aderiscano, visto e considerato insomma, che fino a qualche anno fa c'era un flusso non indifferente. Quindi ci farebbe piacere poter dialogare con loro e portare a conoscenza quella che è la vita sociale, ma soprattutto instradarli su quello che è il volontariato e l'associazione, perché possano essere loro il futuro di queste organizzazioni. Coordinate della piattaforma? Basta collegarsi al CSV Abruzzo, da lì c'è il bando e dal bando si passa subito a quello che è il link per potersi iscrivere. Quello che mi raccomando è avere lo SPID.